Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in Andrea Link e benvenuti in questo nuovo episodio di Mitopia, l'episodio dove oggi si andrà a sconfiggere il Duca del Male. Siamo nel suo castello, nello scorso episodio abbiamo affrontato tutti quanti i tranelli che ci ha messo sulla strada per sbarrarci, ma oggi affrontiamo gli ultimi stage, saliamo gli ultimi livelli e prendiamo gli ultimi tesori prima di affrontarlo e distruggerlo una volta per tutte, anche se c'è un post game non indifferente, quindi mi chiedo cosa ci sarà dopo il Duca del Male. Abbiamo una lettera di Blossom. Sarà nel castello del Duca del Male ormai, non è vero? Ti sono vicina, da lontano, tesoro. Certo, cara, come vuoi tu. Non ti deluderemo, Blossom. Certo che no. Mi avete anche scritto che con il livello 20, dal 20 in su, si fa molto facilmente. Però io sono ancora 17 con Andrea Link, ovviamente. Gli altri 15 e 16, quindi... Tra l'altro, vabbè, tra potenziamenti vari con l'equipaggiamento proprio sono al top della forma, quindi penso di cavarmela, eh. Poi Alama che fa le super magie, quindi... Cavoli però. E la Peppa. Ah, ci dà anche scottatura. Cos'è, Pokémon con i problemi di stato? No, un RPG normale. Finendo il livello ho deciso di spendere un po' di soldoni per comprare un po' di armi e... A quanto pare vogliamo una daga a cuore. Da conficcare nel cuore del Duca del Male, se potessi cambiarle colore. Ma sì, vai, siamo fashion noi, no? Escanor, katana nera. Subito! Cos'è la Shusui? Vediamo un po'. No, non proprio. Però... Oddio, questa qua, la spada del drago, è bellissima, però la katana è la katana, oddio. Un po' larga la lama, forse, per una katana, ma... Ci sta. Mi chiedo... Se andando avanti poi il castello crolla una volta sconfitto il Duca del Male, no, non penso. Quindi posso farle anche dopo le strade alternative, no? Ah, ma è qui allora! Siamo arrivati? No, non può essere, non può essere la sala del trono, no? Un altro mini boss? Capace. Lo sai cosa sono i draghi? Oh mio Dio, ti prego dimmi che c'è un drago. Certo che sì, sono delle creature gigantesche. Esatto, e siccome hanno le ali possono volare dove gli pare. E poi sputano fiamme. E possono bruciare qualsiasi cosa. Tutto un goblinito. Ho letto in un libro. Già, meno male che i draghi non esistono, vero? Vero? È quel meme. È bellissimo correre in goblinito in quella maniera. Troppo bello, specialmente ora che... Che succede? Amico, aggiungerei. Oh no, no vabbè dai, quale collo gli hanno fatto, ma la cosa è tutto allungato. Bellissimo. Il muso è davvero bello, il corpo un po', oddio le zampe non mi piacciono, il collo vabbè passa, ma il muso è davvero bello, le ali anche, le zampe non capisco. Allora facciamo, sicuramente lui attaccherà con il fuoco, quindi fare trappola sarebbe da stupidi. Me ne vado un attimino, mi nascondo. Attacco, madonna. Che danno gli ha fatto. Bene. Madonna la cantante, si intende, eh. Oh no, Alama è impaurita. Eccolo che fa la... Bazzuna. Ragazzo! Dietro la schiena, sul rene proprio. Ma Escanor, tu sei un genio. Allora, ragazzi, state messi maluccio, eh? Che vi è successo? Chi vi ha menato? Cerchiamo di capire cosa fare con questo Dorago. Doragonboru. Non ci ascolti... Sì, vabbè, lui... Mazzunna. Però, amico mio. Allora, Mr. Clean. Ok, buono, eh? Attacco. No, magia. Dato che non viene vicino... Ma pur furtarello... Non va, non so perché non va. Attacco proditorio, mi nascondo per un turno. E poi torno all'attacco. Bravissimo! Ti rimetto qui. A voi usiamo le pepiere, perché se no ci rimanete, purtroppo. Ah no, non... Volevo fare PS, mi sono sbagliato. Comunque sia, ricarichiamo lo stesso a un certo punto. E via. Ma se io dessi tipo... Allora, l'ho rifatto per... Perché volevo fare una cosa, però tanto che ci sto. Andiamo con ultra forza. Escanor. Escanor.
Zado, fai mega fuoco. Ma il nemico come sta? Non sto ma... Non ho mai usato così... Così tanto il menu battaglia. Ma Escanor gli ha fatto un danno della miseria. Accidenti, l'ha devastato. Ma Mr. Clean è tipo Rufy quando fa la stance, no? Fantastico. Pitaia, il frutto del... Ovviamente, frutto del drago, Pitaia, è ovvio. No, lo mettiamo a posto del cavallo? Oi! Nani? Ma è buono! Ma può parlare? No, ragazzi, io voglio essere un domadraghi. C'è la classe domadraghi? Se c'era, sceglievo quella. Dove sono, povero me? Che vergogna! Mi avete salvato voi, vero? Grazie di cuore, e niente paura, ho già mangiato. Mi chiamo Dragobaldo, e sono... Beh, un drago, si nota, no? Non so cosa mi sia accaduto, ma temo di aver seminato un bel po' di caos. Sono tanto dispiaciuto, sul serio. È stanco? Spiaccicare la gente mi stanca sempre moltissimo. Avrei paura. Beh, buonanotte. Ciao, Dragobaldo. Nome, tra l'altro, non per nulla ridondante, già sentito troppe volte. Ah, 2400... Il tesoro del drago, ma tu ti aspetti che un drago stia a guardia di un tesoro più corposo? Eh? Tipo 240.000 monete, forse. 24.000 va bene pure, ma 2400? E così i draghi esistono veramente? Che paura ho avuto. Ma quando ho recuperato la ragione, si è rivelato un vero tenerone. Già. Ora non ci resta che raggiungere il trono del Duca del Male. Si avvicina il momento della battaglia finale. Avanti dunque, andiamo! Mie prodi, carica! E dunque... Eccoci qua! Ragazzi, siamo pronti? Siamo tutti quanti... Decisi? Andiamo. Speriamo che vada bene. Guardalo, quanto è tremendo. Ma guarda un po' chi si rivede. È arrivata la tua ora, Duca del Male Gianni. Oh, che paura. Tremo tutto. Ah no, quella è perché flutto in aria. La vostra attenzione mi lusinga, lo ammetto. Avete fatto tutta questa strada solo per venire a giocare con me. Ma un bel gioco dura poco. Ora si fa sul serio. Per prima cosa mi prenderò quelle vostre belle faccette. Poi passerò alle vostre anime. E infine mi prenderò le vostre vite. Ok, se ne sei convinto, Duca del Male. Questo è quello che credi tu. Preparati a mordere la polvere, Duca del Male Gianni! Yeah. Così si parla a un nemico. Pauroso. Dovevo fargli il baffetto da Hitler. No, così, esteticamente, eh. Attacco proditorio, ovviamente. Vediamo un po' che fa Mr. Clean. Fa colpo su Escanor con bug informatico. Turno di Alama che gli fa... male. Doppio fendente di Escanor. E... stato nemico, così. Giusto per vedere un attimino. Attenzione, nuova abilità. Non posso levare il menu. Maschera pro... Ma così! Che figa... Cavolo, non gli abbiamo fatto nulla. Attacca un'altra volta. Eh sì, effettivamente sì. Attacca un'altra volta. Sì, ho fatto pepiera. 3 volte ho premuto A per fare pepiera. Grazie, eh. Oh. Finalmente. Allora. Dai. Di nuovo carichi, facciamo ultra forza su Escanor. Guardalo, come sei incazzato. Mettiamoci anima e corpo. Escanor ci mette tutta la forza che ha. Sicuro? Non si fa neanche prendere, sono più veloce io, proprio... Proprio... Ma grande, grande! Grandissimo, non me l'aspettavo. Abilità magia, vortice di lame. Tanto abbiamo visto che il Duca del Male si avvicina per attaccarci con le sue grinfiacce. Ma fa anche attacchi a distanza, quindi per fare trappola deve avvicinarsi a me. Ma se mi attacca poi solo a distanza... Mamma mia. Ma pensate davvero di potermi battere? Eh beh, sì, ha chiamato uno sgherro. Un diavoletto.
Wow! No! No! Fermi, fermi tutti, calma! Ma guarda che Chad che ha quel diavoletto! Un altro sgherro? Cavoli! Ma doppio? No, no, Mr. Clean, no! Ma dai! Anche lui è ciaddino, eh? No, aspetta, però, perché salvarea? No, perché metterli in salvarea? Se poi possono combattere? Scelta impossibile. Ok, anche lui scelta impossibile. Grande, grandissimo Escanor! Grande Escanor. Oh, cavoli. Sognate pure, ma non, sognate pure non mi fatto. Non ho letto. Rimetto Escanor in modalità Berserk, frenesia. Ah, dai. Escanor, o qualcuno mi attacchi il diavoletto maledetto, grande. Rieccomi qua. Il ciaddone non ciad è tornato. Boia che botta. Oi! Cattivo, eh? Attacco proditorio, vai. Mi nascondo e poi ti attacco dalle tenebre. Bravissimo, esca. Oh! Wow! 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 Calmo! Calmo! Gianni! A riposo, Gianni! Guarda, escono tutto quanto frenetico. Alama, recupera un po' sti punti, per favore, cara, che tu sei la maga. Wow! Ok, questa è la prima fase, calma, calma ragazzi, è solo la prima fase. Escanor e Co vincono, Escanor e Co il mio cavolo, Andrelink e Co casomai. Delizia assoluta, ok. È farmabile? Ah, ma è il medaglione che è il male. Ah... Ah. Ciao. Ma quindi il Duca del Male è buono in realtà. Ma cos'è? Ma è tornato normale. No, che bello. Con la barbetta e l'ombretto. Ma chi è? Robespierre tipo? Non Robespierre ovviamente. Quello reale, un immaginario di una certa serie, mo, senza, non mi ricordo quale di preciso, ma lo so io. Ho forse fatto qualcosa di male? Non sa neanche... Lui non conta nulla, in realtà. Lui non è un... Non è nulla, in realtà, lui. È sempre una persona semplice. Oh, quello sembrava il Duca del Male. Siete stati per caso voi a sconfiggerlo? Non mi sorprende a dire la verità. Sapevo che eravate in gamba. Grazie, Aslofar. Cosa è? Prende... No! Non me! Attenzione! Oh! Bellissimo! Guardalo! Bianco! Guardalo! Però, questo viso e questo corpo promettono bene. Alla faccia del cambio di look! Granduca del Male Aslofar. E in più posso anche usare i poteri dell'eremita errante. Al confronto il Duca del Male era un po' pante. D'ora in poi il mondo mi conoscerà come il Granduca del Male. Ci vediamo, insetti! Bene. Oh oh oh, attenzione, arriva la cavalleria! Qualcuno ha chiamato il numero celeste di emergenza? Vi siete cacciati in un bel pasticcio questa volta, eh? Chi poteva pensare che il Duca del Male fosse in realtà uno spirito che aveva preso possesso di Gianni? E ora ha fatto lo stesso con Aslofar l'eremita. Questa volta il corpo del nemico è solo una parte del problema. La magia dell'eremita errante gli conferisce un potere incredibile. D'altro canto, anche voi siete ormai un gruppo bello tosto. Pensate di riuscire a salvare il mondo da un nemico ancora più pericoloso? Spero di sì, perché io mi sono appena seduto sul divano.
Devo la vita all'eremita errante Aslofar. È il momento di restituire il favore. C'è solo un piccolo problema. Come rintracciamo il Granduca del Male? Salve di nuovo. Ah, ma è il drago. Bello, zio. Che succede? Vero delle facce tristi? È accaduto qualcosa? Ah, capisco. È a causa del Granduca del Male, vero? Forse io posso esservi d'aiuto. Aiutare la gente è il mio passatempo preferito. Forza, prendete posto su di me. Oh, si vola? Ma devo dire che è fantastico, ragazzi. Wow, non credevo che il mondo fosse così grande. Mi sta mozzafiato, eh? Ma se dobbiamo esplorare il mondo intero, come faremo a trovare il Granduca? In effetti è come cercare un ago in un pagliaio. Un attimo, ma certo! Cosa? Avete mai sentito parlare di viaggio là? No. Probabilmente fast travel. Come dice il nome stesso, è un luogo dove si ritrovano i viaggiatori. Potete trovarci gente di ogni provenienza. Davvero? Certo, quindi non è fast travel. E sono sicuro che qualcuno lì saprà aiutarci. D'accordo, tentare non nuoce. Andiamo! Anche se il fast travel sarebbe meglio. Cos'è la cittadella lì? Figo. Tra l'altro dobbiamo ancora esplorare le terre a nord. Ragazzi, io direi che possiamo anche fermarci qui. Scegli un Mi per la guida della città. Ma riceviamolo. Vediamo un po'. Tommy Play. Oh, Mona Misa. Tommy Play. Dunque, da te ho preso illuminato a quanto pare. Quindi la guida per la città dovrebbe essere, a parte i quattro valuigi, Benson, mi piace tanto Benson, vai. Assolutamente Benson di Regular Show. Vuoi che i Mi più popolari arrivino a viaggio là? Sì, va bene. Viaggia là. Ma a cosa? Ah, ok, ho capito. Quindi quelli più popolari stanno qui. Ragazzi, allora io mi fermo qui. Perché a quanto pare, beh, siamo arrivati in un... Cos'è quello? Siamo arrivati in un punto importante. Davvero carino il posto. Comunque abbiamo sconfitto il Duca del Male. Ora c'è il Gran Duca, mannaggia. Però che bisogna fare? Bisogna affrontarlo. Ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Mitopia. Dalla prossima settimana torneranno due episodi di Mitopia, come è sempre stato. Allora, in ogni modo, ragazzi, questo video termina qui. Vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione, ovviamente, link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi a noi. Ci vediamo, ovviamente, al prossimo video. Bye bye!